PEGI 18. Ciao a tutti, sono Spiga, e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Hitman Absolution. Nella scorsa puntata abbiamo provato di nuovo a fare per la millesima volta questo fottutissimo livello, ma è difficile come la merda proprio. Quindi niente, continuerò a provarci ancora e ancora e ancora. Allora, questo ho capito che lo devo acchiappare. Ehi. Trascinalo. Occulta. Forse ce l'ho fatta a nascondere un cadavere, così non mi avvisa, così non avvisa i compagni di merda che poi mi uccidono. Ok. In piedi. Oh cazzo. Vediamo cosa riesco a fare da qui. Oh oh. Beh, da qui è comunque meno, come dire. Allora, vediamo un po' se riesco. Non riesco a parlare. Ho la sensazione di conoscerlo. Ok. Ma fatti un po' i cazzi. Ma se uccidessi un civile e mi prendessi i suoi abiti? Ma fatti i cazzi. What? Allora, quello che so, lo so perché l'ho fatto nella scorsa puntata, è che devo accedere a questa specie di, come dire, cammina, grazie. Porca puttana. Allora, in pratica, scusate se mi sono distratto, devo entrare qui. Dai, sarò lì tra una ventina di minuti, giuro su Dio. Se riesco a uscire da questo binario arrivo di corsa. Lo so, sì. Ma che... Dai! Mi dispiace, ma devo. Tu fatti un po' i cazzi tu. Ok. Ora, me lo porto, non lo so. Non mi ricordo dove è la spazzatura in questo posto. Vabbè, me lo porto via con me. Ti porto via con me. No, non posso cantare questa canzone in questi video. Allora, lasciamolo qui. E andiamo nella scaletta. In pratica qua c'è una scala, per chi ha visto lo scorso episodio lo sa già. Una scala che porta in un centro di controllo dove fanno partire le voci audio, insomma. Ok. Dobbiamo attivare l'audio che dice che sta arrivando un treno, credo. Oh cazzo. Hanno appena ucciso qualcuno. Quell'entrata non c'era prima. Scusami, non volevo. Cioè, volevo, sì, però... Ora voglio. No, posso prendermi la sommossa? Ah, no, non è sommossa, peccato. Però ha un giubbotto figo, quindi lo voglio. Boom. E anche la pistola se non la fa prendere, eh. Non me la fa prendere. Ora. Allora, prendiamoci questa roba. Checkpoint. Sì. Ok. Allora, ci prendiamo questo e lo mettiamo qua dentro. Occulta. Poi prendiamo anche l'altro cadavere, lo occultiamo. In questo modo se qualcuno entra non vede niente. Io sono a posto e non ho fatto niente. Va bene? Va bene. Ok, ci prendiamo anche questo. Boom, occultiamo tutto. Che noi siamo degli assassini professionisti professionali. Olè. Ora qui c'è una borsa. Travestimento dice, non so cosa mi aggiunga in più perché ho tutto. No, what, aspetta, ho sbagliato. Travestiti. Boom, sono più figo così, non vedete. Cosa sarebbe questo? Il checkpoint che ho attivato prima? Sì. Ora dovrei scendere e mischiarmi tra la folla. Ma per scivolare, what? Wow. Dovevo mischiarmi tra la folla e poi prendere il treno, a quanto ho capito. Che non so neanche quando passerà. Vediamo se mi beccano. Ah,
Dove devo andare esattamente? Devo salire sul treno, ma quando arriva il treno c'è un orario qui? No. Cancelled. Oh scusa. Non volevo. Oh sì. Dice di andare qui dall'altra parte del. Come cazzo ci arrivo dall'altra parte esattamente? Cosa? No, non è proprio una cosa geniale, sai com'è, scambiare il coltello con una bottiglia. Più che altro, come ci arrivo dall'altra parte del. What? Devo passare nel sovrappasso? Ma qua mi beccano, c'era. Levati da mezzo alle palle. Ok, 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 una cosa è superata. E con una cosa intendo quei carabinieri poliziotti, cosa si sono. Il mio prossimo obiettivo è là. Sì, scusate se questa puntata sta un po' bla 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 blando, come dire. Non c'è molta cosa da fare di d'azione. Il binario è esattamente sorvegliato. Il tempismo. Ah, ho capito. Io vado. No, devo vedere. Appena sta arrivando il treno devo correre, in pratica. Lo sento. L'ho sentito. Sta arrivando? Sta arrivando? Perché devo aspettare qui? Devo aspettare qui! Ok, il treno arriverà tra 45 secondi. Devo tipo correre appena lo sento arrivare, tipo. Ce la farò? Non lo so. Però lo sento. Sì, molto bella. Allora, il treno arriverà tra 30 secondi. Aiuto, che ansia. Non so come farò perché c'è un poliziotto proprio lì. E se lo uccidessi? No, non credo che sia un'idea geniale. Aiuto. Non so neanche da dove arriverà, sinceramente. Comunque una voce ha detto di non salire sul treno, però dettagli. Ah. Sì, vabbè, tu parli troppo. Ti ucciderei se non fosse che poi mi beccano e non posso, capisci? Ci siamo. Sta arrivando. Sta arrivando. Sta arrivando. No, mi vedono. Centrale. Sta arrivando un treno su binari B. Parla con qualcuno della stazione. Oh 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 oh. Simula resa. È il profumo di una promozione. Devo salire. Sali in questo cazzo di treno! Sì! 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 Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sono salito su questo cazzo di treno di merda che mi porta solo a me in un posto sconosciuto! Ce l'ho fatta! Spiga 98 ha vinto le Olimpiadi! Ok, basta, basta. Scusate l'entusiasmo, ma porca miseria! Ci ho messo troppo per fare sta merda. Sì, ok, oggetti smarriti, what? Ok, continua. Vai, ce la possiamo fare. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Quindi possiamo continuare senza problemi. Boom, ci prendiamo questa bellissima introduzione di un bel videotto. Vi ragione. Mercante d'armi cerca vittoria. Devo fermarlo prima che lei si avvicini troppo. Ah, questo è l'informatore. Amico, è già troppo vicino. Devi fidarti di me. Prendi la ragazza e scappa. Non ho mai creduto nella fuga. Due giorni prima. Secondo le mie fonti, la ragazza è a Chicago. Io e i ragazzi partiamo appena possibile. Ma ti voglio con noi a guidare l'operazione. Ci stai? Wade? Ti ho sentito. Vuoi che rapisca una tizia? Si chiama Victoria. È il bastardo! Come ti chiamerà, ti dirà come trovarla. È nascosta da qualche parte. Tutto chiaro? Tutto questo casino per una tipa. Deve essere speciale. Devo portare i ragazzi. Questo significa paga doppia. Prendi Lenny con te. La riporterai indietro quando la trovi. Lenny palle mosce? What? Paga tripla allora. Scusa dai, è un coglione. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Mandate. Che affari. Lenny, vieni a dargli da accendere. Avanti, palle mosce. Lenny palle mosce. Sta zitto, Wade!
What? Sai, mi piace il vecchio Wade, lo dico davvero. Quel figlio di puttana mi dà i brividi. Forse è per questo che mi piace. Sei un bastardo. Morirai prima o poi. Dexter è uno spietato figlio di cagna, ma è il tizio di cui devi davvero preoccuparti. È il suo socio in affari, Dom Osmond, proprietario del Vixen Club giù a Pistol Street. Questo tipo è una rogna. Ehi, aspetta. È astuto e con le mani in pasta. È solo questione di tempo. Prima o poi rintraccerà la ragazza all'orfanotrofio. Come fai a saperlo? Ehi, se Chicago lo sa, io lo so. Per Dom vale lo stesso. Mandami la sua foto. Siccome ogni sbirro di Chicago ti sta addosso, il modo più sicuro per entrare nel Pixel Club dovrebbe essere attraverso un tunnel a Capo Roxy. Buona fortuna, amico. Ok, ci siamo. Allora, quanto per uccidere qualcuno come al solito, ma con la sola differenza che avrò milioni di persone che calcagne. Più o meno. Ah, sì, in piedi. Ehi, bello. Ehi, bello. Bottiglia? No, grazie. Ti picchierei se non fosse che mi dispiace per te. Entra. Ma sì, entriamo in un armadio. Allora, il problema è che non so se ci siano poliziotti oppure se queste freccette siano soltanto ad indicare delle persone a cazzo. Perciò sono un po' preoccupato. Qua posso sfondare? No. Dove cacchio sto andando? Esattamente. Qua ci dovrebbe essere tizio, caio sempre. Ok. Allora, vediamo un po'. Ehi, chi c'è qui? Oh, porca puttana. Non può essere che mi abbiano già beccato, cazzo, manco iniziata la missione. Dai, non ci posso credere. Esatto. Tu sei morto, quello che sta per arrivare è morto. What? Stai fermo. Che poi non ho capito come abbiamo fatto a trovarmi, visto che sono bravissimo ad uccidere. Travestimento? Sì, ci puoi contare. Anche se mi piace la cravatta rossa. Che armi ho? Ah, il laccio. Ho di nuovo il laccio. Mi piace. Ti ho visto. Ops, scusami. Non volevo. Via libera. Ah, erano tutti qua. Ma, che merda. Ok, seguo la freccetta. Oh fuck. Attraverso il tunnel accanto a Roxy corrisponde alla descrizione di BDB. Ok, basta. Non mi sembra una buona idea. Oh cazzo, ho fatto una cazzata. Ok. Ci sono. Oh fuck. What? Cos'ha questa porta? Una specie di... No. Ah, forse devo stare in piedi. Ah, ok, sono messi in alle... Oh cazzo. Ok. Sto migliorando anche con lo nello sparare velocemente senza mirare troppo. Scusate. Non so cosa fare. È questo il problema. Posso prendere la pistola? Ehi, aspetta. Da quando in qua aveva quell'arma? Non l'avevo vista. Scusa. Ma dai, che merda. Già finito le munizioni. Dimmi che hai altre armi. No. Non so più cosa fare. Visto che... Ora mi inculano, ok. Dove sono? Dai che vi devo uccidere. Ok, ok.
Via libera. Vai, vai. Corri prima che ne arrivino altri. Forza questa cazzo di porta. Dai, dai, dai. Mamma mia, questa puntata è stata molto proficua. Proficua. Olè. E vi lascio così perché il tempo è finito. Io sono Spigaramontato. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spigaramontato.x10.mx. Scusate, spigaramontato.ml, sbaglio sempre ultimamente. Io sono Spigaramontato, ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo video di Hitman Absolution. Ciao.